oltre 2.000 specialisti provenienti da tutta Italia con importanti relatori internazionali, 11 corsi di aggiornamento, 20 workshop, 3 sessioni plenarie con 22 simposi in collaborazione con le aziende. E questa è la fotografia del 43° congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia in corso di svolgimento qui a Rimini. Con il professor Gallo parliamo dei farmaci in arrivo per la sclerosi multipla. Le novità sono tante e ce le facciamo raccontare in anteprima dal professore. Professor Gallo, farmaci efficaci, farmaci attivi per la sclerosi multipla, per fortuna ce ne sono già molti, hanno radicalmente cambiato la prospettiva di vita di questi malati, appunto da 20 anni a questa parte. E ce ne sono però anche tanti altri in arrivo e proprio vorrei concentrarmi su questo e col suo aiuto fare appunto passarli un po' in rassegna per capire che cosa ci possiamo aspettare nell'arco dei prossimi 2 o 3 anni. Ecco, innanzitutto quali sono i bersagli farmacologici su cui si sta lavorando? Beh, possiamo dire innanzitutto che il terreno di ricerca farmacologica della sclerosi multipla è uno dei più effervescenti e sicuramente negli ultimi anni si sono viste numerose sperimentazioni con molecole nuove, in gran parte rivolte a modulare il sistema immunitario o a sopprimerlo, scegliendo delle strategie le più variabili che riguardano i linfociti B, i linfociti T e altri meccanismi di azione del sistema immunitario. Alcuni di questi farmaci sono già in fase di registrazione. Ricordiamo che ad esempio la teriflunomide è stata recentemente approvata negli Stati Uniti e quindi ci aspettiamo a breve l'approvazione dell'EMA. Alcuni farmaci sono in fase di registrazione come il fumarato, l'alentuzumab e l'aquinomid e altri farmaci sono in fase di sperimentazione terminale, sono trial di fase 3, ormai molto in avanti con la sperimentazione. E di questi vorrei ricordare gli anticorpi anti-CD20 come l'ocrelizumab e rituximab e una molecola che è ritagliata sulla sequenza efficace del fingolimod che si chiama Actelion. Allora, professore, l'elenco per fortuna è lungo e nutrito di farmaci molto interessanti. Vediamo rapidamente uno per uno con appunto un flash sul meccanismo d'azione e sui dati già disponibili. Allora, cominciamo da teriflunomide, che è il primo che ci ha citato. Cosa sappiamo su questo farmaco? Beh, sappiamo molto perché è un farmaco che è stato sperimentato per diversi anni. E la sperimentazione è durata almeno 6-7 anni, quindi abbiamo anche dei dati di sicurezza a medio termine che sono particolarmente incoraggianti. Si tratta di un farmaco immunosoppressore della famiglia dell'azatioprina e del micofenolato che usa la via alternativa cosiddetta di soppressione dei linfociti, quindi è un immunosoppressorio che non induce una citolisi massiva e quindi non è portatore di eventi avversi particolarmente gravi. E nella sperimentazione di fase 3 ha dimostrato di poter ridurre il tasso di ricadute nei pazienti con forme relapsi remiti di sclerosi multipla di circa il 30%, un valore che si avvicina a quello degli interferoni, ma ha il vantaggio che ovviamente si prende per bocca e quindi riduce gli effetti collaterali legati all'uso delle siringhe. Ecco, passiamo al fumarato, che è un altro farmaco orale. Cosa sappiamo? Fumarato è un farmaco che in clinica si usa da tantissimi anni per la psoriasi. È un farmaco di cui si hanno dati di sicurezza più che trentennali. È stato formulato in compresse per os. I dati di fase 3 dimostrano un discreto effetto sulla riduzione delle ricadute che si attesta intorno al 50%. E ha il vantaggio che è tollerato molto molto bene e ripeto che si presenta come un farmaco di cui abbiamo un profilo di sicurezza proprio perché usato nella psoriasi per più di 30 anni abbastanza conosciuto. Passiamo dall'alemtuzumab, cosa sappiamo? Anche qui parecchio perché è un farmaco sperimentato da diversi anni di cui sono state completate le sperimentazioni di fase 3. È un anticorpo monoclonale che riconosce un recettore espresso su quasi tutte le cellule del sistema immunitario ed è fortemente immunosoppressorio. È un farmaco che induce una immunosoppressione persistente che può durare anche diversi mesi, anche un anno. E quindi penso che sia uno dei pochi farmaci che si può presentare con un profilo
di tipo rescue, diciamo, cioè da utilizzare in quei pazienti che necessitano di un intervento terapeutico particolarmente energico per malattie severe che non rispondono agli altri farmaci. E questo credo che sia un farmaco che ci darà veramente un'opzione in più nel trattare le forme severe di sclerosi multipla. Ecco, professore, passiamo adesso all'Aquinimod. Cosa ci dice? Ma l'Aquinimod ha dato dei risultati molto singolari, perché a fronte di un impatto sulla componente infiammatoria della malattia non particolarmente marcato, che in alcuni parametri fa fatica a raggiungere la significatività, in realtà si è visto che produce benefici molto rapidi sui parametri di disabilità e di neurodegenerazione, quindi sull'atrofia corticale, ad esempio, e sulla disabilità come noi la valutiamo con le DSS. Quindi potrebbe presentarsi come un farmaco probabilmente da associare in protocolli di combination therapy con farmaci più antinfiammatori, ma certo è necessario ulteriori osservazioni, sono necessarie ulteriori osservazioni su questo. Ocrelizumab. L'ocrelizumab è un farmaco molto interessante. I dati di fase 2 hanno dimostrato un'efficacia sui parametri di risonanza e sui parametri clinici particolarmente buoni, direi al di là delle aspettative. L'impatto sulle ricadute nello studio di fase 2 si è attestato intorno all'80%. La fase 3 è partita da poco, ma penso che probabilmente confermerà quello che già si è visto nella fase 2. Questo farmaco, questo anticorpo monoclonale, ha il vantaggio che sopprimendo i linfociti B probabilmente può prestarsi anche a altre patologie infiammatorie, come ad esempio la neuromielite ottica, o che si associano alla produzione di autoanticorpi. Può essere un farmaco con più, diciamo, possibilità di applicazione. Professore, per ultimo il farmaco che agisce sul recettore della sfingosina 1-fosfato, cosa ci dice su questa sostanza? Ma diciamo che è in fase di completamento una sperimentazione che ha cercato di capire se un peptide che ricalca la sequenza del fingolimod, che riconosce il recettore della sfingosina 1-fosfato, possa essere efficace come il fingolimod, ma proprio per la selettività della molecola sia meno gravato da eventi avversi. Questa sperimentazione è in corso e ci aspettiamo che i risultati siano molto simili a quelli che sono stati ottenuti con il fingolimod, ma diciamo riducendo gli effetti collaterali che soprattutto a livello cardiologico si osservano con il fingolimod. Ecco, per riassumere, professore, cosa possiamo aspettarci tra 3 anni, grosso modo, nella terapia della sclerosi multipla? Che passi avanti sarà possibile fare? Ma è cominciata una, quella che si può chiamare una rivoluzione orale, cioè stanno arrivando farmaci che si assumono per os in forma di compresse, e questo diciamo è l'evento più importante, perché voi sapete che fino ad oggi i farmaci per la sclerosi multipla sono stati somministrati per iniezioni, e questo è una cosa che i pazienti stanno aspettando da molto tempo. Il fatto di avere uno spettro di possibilità di questo tipo non può che essere positivo per i pazienti, e poi l'arrivo di anticorpi monoclonali così potenti e così attivi ci possono effettivamente dare delle possibilità maggiori in quelli che sono i pazienti più difficili, che hanno la malattia in forma più severa, che non risponde ai farmaci che usiamo oggi e che purtroppo sperimentano giorno dopo giorno una malattia che progredisce. Ecco, quindi abbiamo due versanti, un versante di terapie più maneggevoli che si assumono per os e un versante invece di farmaci particolarmente potenti che potrebbero consentirci di trattare le situazioni critiche.